sirai eu passava te li paturi enti si le cannò cule cantare a eu le sentia cantare e me pariene l'urusciu dell'umare. Tambur battente show ad Andalo, la famosa Francesca Perrotta, però ci devi presentare anche la tua banda. Bravo, grazie Daniele. Nulla. Allora, alla mia sinistra, chitarra elettrica mister Giuseppe Bonomo, e poi al basso elettrico Alberto Amati, batteria Roberto Pizzagalli e la fanciulla alla mia destra e la signorina Nicoletta Noè. Ecco, naturalmente avrete capito che cantare impone anche una respirazione particolare, lei aveva l'affanno. Oh ragazzi, è pugliese, questa è la famosa taranta, giusto? Sì, sono pezzi della tradizione popolare salentina. Ecco, che cosa, io non ho capito purtroppo il dialetto, beh, salutiamo gli amici dalla Puglia che ci stanno guardando. Qual era la frase ricorrente? La storia è questa ragazza che va a sposarsi in Turchia, perché poi noi avevamo storicamente l'invasione turca che poi ci ha legati molto a questa terra. Lei era stata promessa a un principe turco e il ragazzo salentino che era innamorato di lei era, insomma, innamorato, rimasto solo, ma in questo viaggio in cui lei va in Turchia per sposarsi con questo principe lei si toglie la vita. Hai capito, è come nelle opere, non ne rimane esatto, in vita uno. Esatto. Senti, tu sei insegnante, quindi ti devo chiamare professoressa, ma com'è il ballo della taranta? La taranta è questo ragno che punge, no? E quindi com'è il ballo della taranta? Lo devo fare adesso? Sì, proviamo un attimo. Così. Dai.
Ok, ma facciamo un pezzettino di chiusura, cioè, che qui è tutto live, eh. Ringraziamo la regia Francesco Dardari, il nostro capo tecnico Thomas Tassinari e Marzio Albenga, che è il nostro tecnico audio. Sì. Il maestro Pizzagalli. Pizzagalli, proprio 30 secondi perché vi faccio vedere come si balla la taranta, perché io sono un grande ballerino di taranta. Fammi vedere perché non lo so. Esatto. Vai. Adesso sballettiamo. Sì. Fantastico, complimenti, complimenti, grazie. Francesca Romana. Oh, senti, Matteo, sta per uscire il tuo ultimo lavoro, La cura del freddo, come un killer spietato è diventato la speranza del futuro. Assolutamente. Cioè, ma dobbiamo tutti essere ibernati? No, spiegamela, questa è la copertina perché, vabbè, comunque incidente è in uscita, tecnico. È in uscita. Ma un giorno forse, se cercheremo di andarcene da questo pianeta per andare da qualche altra parte... Ma noi non ci saremo più. Ma insomma, non è detto. Oddio, è detto, ci facciamo detto, ibernare, poi fra 300 anni ci facciamo sbrinare. Questa potrebbe essere una possibilità. No, quando si parla di ibernazione in questo senso, ovviamente non si parla, noi non congeliamo nessuno. Io lavoro con un gruppo di ricerca dell'Agenzia Spaziale Europea, noi cerchiamo di mandare in letargo l'essere umano, esatto. Quindi di fargli passare in una sorta di animazione sospesa. Come Alien. Come Alien, come Vanilla Sky, per chi si ricorda, Capitan America, anche il dormiglione di Woody Allen. E in questo modo si ottengono tantissimi vantaggi nei viaggi interplanetari, per cui non bisogna portare meno cibo, quindi una missione spaziale costa meno. Considera che spedire un chilo di qualunque cosa nello spazio costa circa 60.000 euro. Hai capito. Indipendentemente da cosa quindi sia. Quindi fare la spesa sì. E portarla... per sei persone, immagina, per anni di viaggio, e poi i muscoli non si deteriorano, tutta la fisiologia del nostro corpo sta meglio, compreso il cervello, e in più si è protetti dal danno da radiazioni, che in questo momento è l'unico vero limite all'esplorazione umana dello spazio esterno, perché fuori le radiazioni ci uccidono. Ho capito. Ma è vero che gli astronauti dicono che quando sono sulla, diciamo, sulla base, sulla stazione spaziale, il loro corpo non lo sentono, non percepiscono il corpo, ma la mente, cioè lo spirito, l'anima. Cambia molto, perché in quelle condizioni noi che siamo abituati a essere sulla Terra, no? Quindi con la gravità, per cui tutto quello che facciamo normalmente lo diamo per scontato, ma il nostro corpo lo sentiamo come il nostro peso. Quando questo non c'è più, indubbiamente c'è una sensazione di, così, di astrazione, potremmo dire. E adesso, quasi, amici... Voli? No, non è che volo, cioè sto per dare una notizia. Okay. Fuochi d'artificio qui ad Andalo, pim, pom, pom, pom. È un avvocato. Lo so. È uno degli avvocati più importanti di Trieste, ma non solo. E tu dici, vabbè, è un avvocato a tambur battente show, e cosa viene a parlare di giurisprudenza? Un caso particolare, insomma, noto alle cronache triestine? No. No. Tu lo conosci. Io lo so. Al Maurizio non posso Costanzo spoilerare. Show era ospite fisso. Lui è uno dei massimi esperti mondiali, ed è un peccato che non abbiamo la... telefono, perché sono sicuro che a casa vorreste fare, essere qui al posto mio per fare le domande. Lui è uno dei massimi esperti di Nostradamus. No, signori, mi fermo un attimo. Ma Nostradamus, domanda così, avvocato, ci prendeva o qualche profezia l'ha sbagliata? No, non l'ha mai sbagliato. Mai. Ma lui aveva previsto, per esempio, la Marte, le spedizioni su Marte, gli uomini sulla Luna. Con qualche consiglio anche, magari. Aveva previsto, dei voli spaziali, ha previsto in ordine di tempo l'emissione dell'elica, l'emissione del motore a scoppio e delle macchine volanti, degli aeroplani. Ecco, adesso vabbè, ti faccio la domanda che tutti a casa in questo momento si pongono, no? Che cosa succederà? Siamo in un momento difficile, in un nuovo medioevo. Cosa succederà? Siamo in un momento cruciale, cruciale per la storia dell'umanità. Diciamo che è il periodo, secondo me, più importante di tutta la storia dell'umanità. Quindi dai tempi momento, dell'uomo di... Sì, dai tempi dell'uomo di Neanderthal, se vogliamo. È un momento assolutamente topico. Ma negativo o positivo? Negativo. Attraverso il quale dovremo passare, per forza.
per rigenerare l'umanità su basi completamente diverse. Oddio, adesso non vogliamo creare tensioni a casa, ma no. Cioè ha a che fare con Pakistan, India, le grandi potenze nucleari? Sì, diciamo che siamo alle soglie, molto vicina, siamo alle soglie di un conflitto di ordine generale. E sarà un conflitto soprattutto a base religiosa. Ah, religiosa. L'Islam contro, diciamo, il cristianesimo. Con delle... E Nostradamus in quale terzina l'aveva previsto? È amplissimo. Ce ne sono almeno una trentina di quartine che riguardano proprio o specificamente questo tipo di conflitto, e poi c'è tutta la parte in prosa della sua lettera a Re Enrico di Francia, dove si diffonde ampiamente su questo argomento. E l'Europa continuerà ad essere... L'Europa, così come sta, è destinata a finire. A finire. Sì. Senti, il governo PD 5 Stelle, cioè, no, l'ha previsto lui? Aveva. Ma diciamo che delle cose italiane non si interessa molto. Nostradamus era francese, sì. Quindi si interessa della Francia perché in realtà nel prossimo futuro la Francia sarà uno Stato egemone. Non nella forma repubblicana che noi conosciamo oggi, ma ci sarà la restaurazione della monarchia tra non molto tempo. Quindi non molto tempo, 10 anni, 5 anni? Sì, diciamo intorno al, io direi, il 2022. 2022. Quindi 3 anni. Ah! No, oggi volevamo fare una puntata molto così leggera. Molto... Sì, la facciamo, cerchiamo di farla. No, ma... Possiamo parlare anche di altro. No. Ecco, qualcosa di positivo che ha previsto Nostradamus. Biglietti su Marte sono in vendita, per chiunque... Biglietti per Marte sono in vendita per chiunque avesse bisogno. Fatti positivi è veramente che alla fine del conflitto ci sarà un sistema completamente diverso. In cui ci sarà un'unificazione religiosa, ci sarà una assoluta pace sociale e un grande progresso. Ecco, allora ci sarà un'unica religione, ma in questo caso il capo sarà l'imam o il papa? No, ci sarà un filo diretto con la divinità, cioè senza bisogno delle chiese che facciano da intermediari. Ci sarà una forma di, quindi il di ritorno, filo diretto. Il ritorno di Gesù sulla terra. Ci sarà, senz'altro. Sì. Oh, amici, Luciano San Pietro è un avvocato di grande, diciamo, è un avvocato di altissima professionalità, di grande credibilità. Ha scritto anche tantissimi libri, oltre di giurisprudenza, anche libri su Nostradamus. Se volevo far presente una cosa, sì. Io non sono un interprete di Nostradamus. Il mio è un saggio che è culturale e enigmistico soprattutto, è storico. Nostradamus è il padre dell'enigmistica moderna. Quando voi aprite la settimana enigmistica, per dire un settimanale di quel tipo, e trovate le parole incrociate, gli anagrammi e tutte queste cose, sono tutto parto della fantasia di Nostradamus. Per cui io ho applicato la sua enigmistica alla sua opera, che è piena di enigmistica, solo che bisogna saperla trovare e comprendere che tipo di charada o di altro è nascosto in una determinata frase. E questo è il punto. Ci fermiamo per dare lo spazio ai nostri amici inserzionisti, perché, lo ripeto, senza di loro non ci sarebbe l'avvocato, cioè oddio, non saremmo qui ad Andalo. Prego. Andalo, dove la vacanza è un'arte. Immersa nelle Dolomiti del Brenta, Andalo è una delle comunità turistiche più conosciute in Europa grazie alla qualità del suo turismo. Goditi le vacanze scegliendo ogni giorno tra sport, natura, storia e cultura. Andalo ti aspetta con le sue piste e i suoi impianti di risalita nel cuore della città. Vivi Andalo scegliendo tra le tante attività e servizi. Piscina, beauty, sauna, solarium, body fit, palaghiaccio, sala giochi, cinema e tanto altro ancora. E non ti scordare di richiedere la card Andalo Vacanze per usufruire dei tanti sconti e servizi gratuiti. www.andalovacanze.it. Io amo Eco.
Io agisco, ecco. Confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo, ecco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è, ecco, unico, efficace. Lava, pulisce, non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale. Perché il futuro è solo eco, per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Chiedilo al tuo supermercato di fiducia e nei punti vendita Italy. Oppure direttamente a casa tua telefonando al numero 0543 440936. E l'amico Ronnie Jones, sei innamorato di Andalo. Non è che hai trovato la fidanzata qua? No, però lo cercherò uno. La cerchi? Sarebbe possibile, eh? Sarebbe buono. Senti, ma queste profezie di Nostradamus ti mettono paura? Sì e no. Sì e no. Tanto la vita va vissuta per quella che è, basta. Bravo, è un grande filosofo, veramente, Ronnie. Adesso ci farai ascoltare qui a Tambur Battente Show. È successo che io l'ho avuto con All Together Now. Ah. È un pezzo che mi piace tantissimo, fa diciamo, i giovani ballare, diciamo, anche gli anziani possono anche aggiungere perché era la loro musica quando c'è la disco. Quindi, music. Possiamo ballare anch'io, Nicola Mauro Marino e Giorgio Antonini. E infatti. Prego, a Tambur Battente Show. Ronnie Jones.
col cuor sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Potrei far parte anch'io della compagnia. Un po' calante, un po', direi molto calante, molto calante. Loro sono una grandissima compagnia, naturalmente il maestro Andrea Bicego, Giuliano Ansalone, che è il principe dell'operetta, e la regina giovane, come la regina Vittoria, 18 anni sul trono d'Inghilterra, Elena D'Angelo, che adesso partirà in tournée partendo da Milano, poi in tutta Italia. Vi ricordo che poi partirà per la Spagna alla regia di un'opera verdiana, e naturalmente a Sirmione la prossima estate, perché lei è il direttore artistico. Grazie mille. Allora, adesso, insomma, non so, lei è avvocato, il tè lo prende quando è in tribunale con... Molto volentieri. Molto volentieri. Però dicono che il tè faccia, soprattutto non fa dormire la notte, c'è la teina, come il caffè. No, lei riesce a dormire tranquillo. Perché, guardi, io le presento adesso Marco Bertona, che è uno dei massimi esperti, non è cinese, almeno non in questa vita. Non in questa vita, molto probabilmente. Esiste la reincarnazione? Perché ci credo. Esiste la professor... Noi siamo molto scettici, la scienza, molto, su questo. Molto scettici. È scientifica la reincarnazione. Insomma, Marco Bertona, che non è giapponese, non è cinese, è uno dei massimi esperti di tè. Tu un giorno, ai tempi dei Beatles, sei andato in un
paesi asiatici, hai visto questi giardini? Sì, è stato allo Sri Lanka il mio primo approccio con il tè quello vero, diciamo, non il tè del supermercato. E lì, viaggiando nelle piantagioni, mi sono accorto che c'erano molte similitudini con il vino. Quindi a seconda di dove la pianta cresce, in quell'ambiente, in quel microclima, dà un risultato organolettico diverso. E lì ho scoperto appunto... Quante sono le piantagioni di tè? Beh, innanzitutto il tè è la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua. Ah, non è il caffè quindi? No, no, il tè. Ah. Il tè è consumato, è la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua, questi sono dati FAO. E visto che il tè si fa con l'acqua, quindi probabilmente il tè è la bevanda più consumata. E ci sono 600 tipi di... Ci sono, solo di tè verde, ci sono più di 300 tipologie di tè verde. E poi il ci tè sono... verde è vero che fa ringiovanisce? Beh, diciamo che... I radicali liberi. Diciamo che ha delle proprietà antiossidanti, certo. Il tè verde, magari rispetto a altre tipologie di tè, è più ricco in biopolifenoli e quindi che hanno delle proprietà antiossidanti. Ma prima, parlando della principessa, del re, insomma, dell'operetta, tu però, insomma, Marco, sei il re del tè. Il re del tè, insomma. Sei il re della teina, non lo so. Sei... Beh, diciamo che è una passione che è diventato anche un lavoro. E vivo spesso, vengo spesso invitato in Oriente, spesso in Cina. E ti accolgono con... sì, mi accolgono, mi pagano il biglietto, quindi diciamo è un onore, insomma, per un occidentale, un non cinese, essere, diciamo, pagato per andare in Cina a parlare del tè. Ecco, senti, tu sei sposato? No, vabbè, domanda di riserva. Vabbè, non lo voglio sapere. Se la tua fidanzata ti chiede scusa, Marco, mi prepareresti un tè? Dice, no, guarda, prendi tu la bustina. Ma della, di solito è il contrario a casa. È la tua compagna? Sì, che... sì, perché... cerco sempre delle compagne che siano anche maestre di tè. Quando esci con una donna dici, scusa, sul tè come si è messi? Esatto, esatto. Dici, gli faccio la domanda e lì capisco subito. Ecco, come si prende il tè? Ecco, tu hai qualcosa lì? Sì. Diciamo che ci sono due grandi tradizioni. C'è la tradizione anglosassone e quella orientale. Quella anglosassone è il classico afternoon tea, quindi il tè del pomeriggio, che si accompagna con dei dolci. La regina Elisabetta cosa che tè usa di solito? Beh, credo che ci siano delle miscele che fanno dei blend specifici. Ti ha mai invitato lei a corte? Sono io che non ci sono andato perché ero impegnato. No, non fa, veramente. No, non scherzo. Vabbè, insomma, invece c'è, poi c'è invece la tradizione giapponese. C'è la tradizione, no, in realtà tutto nasce in Cina. Ah, la Cina è stato il primo paese al mondo dove si è iniziato a coltivare la pianta del tè, dove si è iniziato a lavorare le foglie e creare dei cerimoniali. Okay. E tutto questo oltre 2000 anni fa. In Giappone arriva molto dopo, intorno all'anno 1000, si inizia veramente a diffondere la cultura e la coltivazione del tè. Sì. Ecco, fammi vedere allora, insomma, beh, noi prendiamola, lo mettiamo nell'acqua calda. Però è un errore. No. Diciamo che ci sono due modalità di consumare il tè, quello in bustina e quello in foglie sfuso. È meglio la foglia. Sicuramente il mio suggerimento è quello di cercare di passare dalla bustina al tè in foglie e dal tè aromatizzato al tè puro. E che lì differenza c'è fra aromatizzato? Allora, il tè puro sono le foglie del tè lavorate e si apprezza diciamo, gli aromi che il tè rilascia. I tè aromatizzati invece sono appunto, cioè un'aggiunta di un aromatizzante, come può essere e l'arancia. E le foglie dove le possiamo acquistare? Perché... Ci sono tantissimi negozi specializzati in questi ultimi 15 anni, che sono poi gli anni in cui io mi occupo professionalmente del tè. Si sono aperti diversi negozi specializzati, diverse sale da tè. Capito. Marco, qual è un errore da non commettere quando bevi il tè? Beh, sicuramente l'acqua deve essere bollente, ma non bisogna far bollire il tè. Ecco, prima... Quindi, l'acqua prima... bollente va versata sopra le foglie. Non bollente, ma non deve bollire.
al punto di ebollizione, quello è il e punto sulle corretto. Foglie. E poi si versa nella teiera dove ci sono le foglie. Deve rimanere nella teiera? Poi è chiaro che dipende, alcune tipologie di tè la temperatura deve essere mantenuta molto più alta, per altre tipologie di tè, ad esempio un tè verde fresco, deve essere più bassa. Quindi si vogliono delle piccole accortezze per cercare di mantenere la temperatura corretta. Il tempo di infusione dipende. Se uno vuole una bevanda forte, intensa, allora il tempo diventa più lungo. Se vogliamo una bevanda più delicata, quindi bisogna sperimentare secondo in base ai propri gusti. Quindi non basarsi su quello che sono scritte le indicazioni scritte sulle etichette. Il tè va bevuto bello caldo? Ai, mi sono scottato, no? No, per apprezzare al meglio gli aromi, diciamo che la temperatura dovrebbe essere intorno ai 50 gradi. Poi, una particolarità, il tè, almeno in Oriente, va bevuto con il risucchio. Cioè? Quindi fare un leggero risucchietto. Magari nella nostra cultura non è educato a farlo, però, per apprezzare meglio gli aromi del tè, va fatto un piccolo risucchietto quando beviamo il tè. Fammi un esempio. Un esempio potrebbe essere... Penso che il risucchio non l'hai fatto però. Beh, leggero. Leggero. Poi per leggero. Il lavoro, perché io sono un tea tester, allora per il lavoro no, allora lì il risucchio deve essere veramente molto forte. Fammelo. Ah, ok. Questo è professionalmente parlando. Invece per la degustazione... È molto interessato l'avvocato San Pietro, al tè. Per la degustazione un leggero risucchietto. Ma basta fare questa prova a casa. Okay. Provate a berlo con il risucchietto e senza, e noterete la differenza. Amici, mi raccomando, il risucchietto. Quello è il risucchietto. Allora, Marte. Fra quanti anni, Andrea? No, per vedere se Nostradamus... Fra quanti anni l'uomo metterà il piedino su Marte? Primo problema. Molti pensano che andremo su Marte sul suono marziano, ma al momento la missione è su Phobos, che è un satellite di Marte. Ah, quindi... C'è un piccolo problema per andare effettivamente su Marte, che Marte ha una gravità come quella terrestre, perché è un pianeta grande più o meno quasi come la Terra, e quindi per ripartire da Marte occorre una base di lancio missilistica su Marte per sfuggire alla gravità terrestre. E questo non è facile da fare. Quindi prima di toccare effettivamente il suolo marziano con un essere umano, bisognerà avere la possibilità di ripartire da Marte, a meno di non voler fermarsi là. Se uno dice io vado su Marte, io so come sto, non voglio più tornare indietro, però insomma non è una scelta molto semplice. E poi ecco, nel viaggio, nel libro, discutiamo di quali sono, di come è stato il percorso che ha portato. La cura del freddo. Esatto, per esempio la classica domanda che le mamme fanno d'estate, ma posso fare il bagno dopo mangiato? Quando posso fare il bagno dopo mangiato? Mamma, posso fare il bagno? E lì viene spiegato qual è stato all'inizio il rapporto fra uomo e freddo, perché il freddo ci uccide, e per quanto tempo ci ha ucciso nel corso della storia, sui campi di battaglia, sulle montagne, alpinisti, soprattutto in Himalaya ovviamente, e come poi è diventato alla fine appunto una cura e poi forse una speranza. È una cura, il freddo è, si chiama crioterapia. Ne parliamo ovviamente nel libro di cos'è, cosa serve. La cura del freddo. Quali sono per Einaudi, in edicola, in libreria in questi giorni. Adesso noi ce ne andiamo al caldo perché daremo spazio ai nostri amici inserzionisti, perché lo ripeto, senza di loro qui noi non ci saremmo, fra poco. Club Family Hotel, la catena di alberghi family più premiata in Italia, ti attende per regalarti una vacanza all inclusive da sogno. 10 alberghi situati nelle località più chic della Riviera Romagnola, Riccione, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico. Una vacanza indimenticabile con il nostro super all inclusive, con open bar H24 che prevede tantissimi servizi e coccole per tutta la famiglia. Animazione 7 giorni su 7. Scegli Club Family Hotel per le tue vacanze in famiglia e regala ai tuoi bambini una vera estate da ricordare. Lasciati trasportare dalle sensazioni che ti regalano le bevande Oriente Espresso. Ricette antiche da paesi orientali, facili da preparare per il consumatore attento e consapevole dei benefici delle spezie. Da VFR Distribuzione, Oriente Espresso, il tuo rito quotidiano per casa e per professionisti del settore. In Italia, la meraviglia è ovunque. Nelle nostre città storiche, nell'arte, nella cultura, nella musica e nei nostri campi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Un pasto è casa per chi dorme in strada. È pace per chi nel mondo ha visto solo la guerra. E se ti dicono che non c'è più speranza per chi è povero e solo,
tu rispondi che una speranza c'è. È il pasto caldo che ogni giorno possiamo mettere a tavola nelle mense francescane. Per chi ha perso tutto, è il primo passo per ricominciare a vivere. Dona ora al 45588. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa. Bentornati in studio. E adesso l'angolo della magia, ma soprattutto volevo dare un messaggio, perché la televisione è anche servizio pubblico, e volevo soprattutto, poi il nostro A Tambur Battente Show è visto dai piccoli e dai grandi, volevo soprattutto alle persone anziane dare un piccolo avvertimento. State sempre attenti ai sedicenti maghi che vi promettono guarigioni, vi promettono ricongiungimenti d'amore, vi promettono di guarire magari una vostra malattia. Non vi fidate. Se avete qualche problema, parlatene con un amico, con un'amica. Questo lo dico perché sì, in gergo volgare anche un prestigiatore viene chiamato mago, ma in realtà il prestigiatore, l'illusionista, è colui che diverte il pubblico e non lo inganna, cioè lo illude, diciamo, ma divertendolo, lo lascia affascinato davanti alla magia, senza scopo di lucro chiaramente. Ma i sedicenti maghi, e noi abbiamo fatto diverse trasmissioni anche ultimamente con Marco Liorni su Rai 1 il sabato pomeriggio, proprio per parlare, abbiamo dedicato uno spazio per parlare di questo argomento che purtroppo colpisce anche ultimamente. Ci sono stati dei casi di alcuni anziani truffati da sedicenti maghi. Questo lo dico perché, intanto per avvertirvi, intanto perché so che la nostra trasmissione è abbastanza seguita, e soprattutto perché voglio farvi un esempio. Non lo so, un signore anziano oppure una signora anziana che va da un mago, si rivolge perché ha un problema di salute, il mago che cosa fa? Realizza un talismano. Avete sentito parlare di questo argomento, insomma, del talismano. Il talismano è una cosa tipo questa, è un oggetto che raffigura un po' la persona, il corpo umano, ok? Realizza un talismano. Ora, vi faccio vedere io che cosa succede. Loro decantano che hanno dei poteri paranormali e avvengono delle cose all'interno dei loro studi, ok? In realtà è una cosa che può essere riprodotta da un normale prestigiatore illusionista, perché è un trucco da illusionisti. E andiamo per ordine. Realizzano il talismano, dopo diverse sedute che avete pagato a fior di quattrini, vi rinvitano nel loro studio per vedere l'esito, per vedere se magari il vostro dolore di stomaco, il vostro mal di testa o il vostro caso più particolare, che non voglio neanche citare, sia guarito. Il talismano che gli riportate indietro, che nell'arco di questo tempo è stato tenuto da voi, viene messo sulla mano e viene il mago, il sedicente mago, prende la mano del paziente e allora dice: se il talismano si muove e si alza, stai guarendo. Il tuo male è avvenuto. E allora c'è tutta una concentrazione, c'è degli odori all'interno dello studio, c'è una musica particolare, e piano piano, il paziente vede che il talismano si sta alzando, si alza sulla mano, e quindi automaticamente il mago truffatore acquisisce quella credibilità che è sbagliata. Quindi questo è un messaggio che ve lo dico proprio con il cuore. State attenti, se avete un problema, ripeto, parlatene con un amico, sfogatevi, ma non vi rivolgete a questi studi, perché le malattie non vengono guarite dai maghi. Detto questo, io vi ringrazio sempre per gli ascolti. Noi ci vediamo tra qualche istante, diamo la linea alla rete, torniamo tra poco, restate con noi. Abbiamo qui A Tambur Battente Show il grande Michele, una storia nella musica italiana. Però io questa sera, Michele, sì, vorrei parlare di un tuo grande amico. Eravate come fratelli. Cioè, io ero il fratello minore, fratello lui era minore. Di Luigi, quello che mi dava con... Di Luigi Tenco. Luigi Tenco, sì. Ecco, un grandissimo artista. Grande Luigi. Grande. Ma io ti posso fare una domanda indiscreta? Sì, ancora oggi si vocifera, ma Luigi... si è suicidato, no, è stata la mafia, la camorra, Dalida. Ecco, tu che eri amico, sei l'unico, credo, in Italia che possa dare una sua versione. Beh, io non ero lì quella sera, quindi la realtà non la sappiamo in assoluto. Io sono convinto che purtroppo in un momento di scoramento e di sbandamento lui si sia sparato. Un errore forse, un gioco finito male, no? Un gioco finito male, può darsi, sì. Senti, ma quest'amore per Dalida, che poi anche lei, poverina,
alla fine ha avuto una triste morte. Ma l'amore per Dalida, no, lui ha avuto un flirt con Dalida. Flirt, quindi sì. Non era un amore, cioè non soffriva, ecco, per Dalida. Non credo. Senti, e vicino alla stanza di Luigi Tenco c'era la stanza di Lucio Dalla, no? Quindi tutta una... lì le indagini anche fatte male. Probabilmente Lucio sapeva più di tutti, però... Non l'ha voluto dire. Non credo. Senti, anche noi rimaniamo un attimo nella... non vogliamo approfondire perché sono cose molto delicate. Poi tu hai avuto una grandissima amicizia anche con Faber, il grande Fabrizio De André. Sì, perché io ho conosciuto Fabrizio tramite Luigi. Luigi aveva appena fatto il film La Cuccagna e aveva cantato una canzone di De André e quindi me l'ha presentato, dice: questo ha scritto una canzone per me, è molto bella. E lui non era ancora famoso? No, era... assolutamente no. Fabrizio si divertiva con Villaggio a fare delle cose, delle goliardate alla borsa di Arlecchino di Genova. E quindi no, lui non, probabilmente non pensava neanche di fare questa professione. Ecco, lo chiamavano Faber perché lui amava molto disegnare con questi pastelli, con queste matite colorate, che appunto la ditta si chiama Faber. Questo non te lo so dire, io quando l'ho conosciuto già tutti lo chiamavamo Faber, quindi Faber. Non ho mai approfondito l'argomento. Poi tu hai conosciuto anche Paolo Villaggio, anche lui. Come no, certamente. Un grande... Certo. Ma il personaggio genovese, tra l'altro veramente un applauso di incitamento alla grande Genova per quello che è successo per il ponte Morandi. Immagino che anche tu ti sarai attivato per aiutare la popolazione della tua città. Certo, in tutti i modi. Tra l'altro io devo dire che sono passato su quel ponte 5 ore prima che crollasse. Che crollasse. Sì. È lì una mano di Dio. Senti, Michele, un personaggio della Genova di quegli anni che proprio ti colpì tantissimo, a parte sono i tuoi amici, a parte... Ma sai, in quegli anni girava tanta gente. Un altro personaggio genovese che così mi aveva sempre in qualche maniera affascinato, perché era Enzo Tortora. Anche lui faceva parte di quel gruppo della Baestrocchi, nel quale ha partecipato Fabrizio, ha partecipato anche Villaggio e tanti Lauzi altri. Anche Lauzi. Lauzi è venuto dopo. Dopo? Sì. Quindi tu eri il più giovane del gruppo. No, io a quel tempi lì ero uno spettatore. Sì. Ho capito, poi a un certo punto la tua vita cambia, ma poi ne parleremo perché tu rimarrai qui ad Andolo per alcuni giorni e quindi bene, ci racconterai, è una storia veramente dolce. Ma noi vogliamo ricordare il grande Luigi. Adesso invece ci farai ascoltare un tuo successo, venduto 1 milione di dischi solo in Italia. Sì, è una cosa un po' strana, perché quell'anno lì io vado al Cantagiro con un brano che si chiamava Dopo i giorni dell'amore, di Reverberi, e dietro nel retro il direttore artistico dell'RCA mi ha obbligato a cantare un brano di Elvis, tradotto in italiano, perché io... mi vergognavo a farlo, cioè mi preoccupavo. Sì. E quindi l'avevo messo nel retro. Poi invece è successo che il brano che è andato al Cantagiro ha funzionato lì che lacche. E invece il brano, con la traduzione del brano di Elvis, ha fatto botto. 1 milione di dischi, pensate, oggi 1 milione di dischi è quasi immaginabile. Sì. Infatti mi diedero il disco d'oro. Il disco d'oro. E quel tempi là ti davano il disco d'oro ogni 1 milione di copie vendute. Oggi invece hanno ridotto la... Ogni 50.000. Signori, a Tambur Battente Show ti accompagno Michele. Sì. Un grande Michele che naturalmente fa parte di quella Genova, di quegli artisti che noi ancora oggi acclamiamo e amiamo immensamente. Signori, Michele! Un vero perché, ma ogni notte ti sento con me e mi chiedo se tu, anche tu come me, resti sveglio e mi pensi con te. Sono lunghe
le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei solo anche tu come me, vuoi che torni? Torni da te. Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia, senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi. Se stai aspettando che torni, e in quel momento resto qui solo a rimpiangere tutte le cose belle, a rimpiangere tutto quello che ho perduto perdendo te. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Grazie. Avvocato, tu sei un grande esperto di Nostradamus, però ricordiamo anche che è un avvocato. Tu nel 90, fra la fine degli 80 e l'inizio del 90, hai difeso, c'è stato il caso Pittana, sì. Cioè un nipote che uccise... Che era stato accusato di aver ucciso la nonna. La nonna. Tu hai fatto 6 ore di... Di arringa. Di arringa. Sì. 6 ore, pensate, senza bere, senza andare in bagno? No, così proprio... 6 ore. Sì, 6 ore. E alla fine cosa è successo? Questo è nella storia, nella storia della, del penale. È stato assolto per non aver commesso il fatto. Ma lui era reo confesso? Era un debole di mente. E gli avevano detto che se avesse confessato sarebbe tornato dalla sua mamma. Ho capito. Ho capito. E a un certo punto si è scoperto poi l'assassino. No, Mi resi conto in quel processo che se non avessi individuato anche chi era il vero colpevole, il ragazzo sarebbe stato condannato. Per cui facendo un'indagine difensiva, a quell'epoca non si usava perché non era ancora previsto, ma l'avevo fatta lo stesso, ritenni di aver individuato un determinato responsabile. C'erano tutta una serie di elementi. E fu per questo motivo che la Corte d'Assise non solo assolse, ma trasmise gli atti alla Procura perché andasse a fare il processo nei confronti dell'altro. Senti, tornando a Nostradamus, di Papa Francesco cosa dice? Ripeto, Nostradamus va interpretato, e ci sono stati negli anni alcuni studiosi che volutamente hanno sbagliato le profezie, volutamente, per mettere a disagio questo grande personaggio francese. Ma più che altro Nostradamus... Ripeto, quasi tutti lo interpretano, ma interpretare è facile, nel senso che uno legge una quartina e dice, secondo me vuol dire questo, non è questo. La vera risoluzione del problema è una soluzione di tipo enigmistico. Di Papa Francesco non parla bene, perché c'è una quartina che dice nel 1609 a Capodanno il clero romano farà lo scrutinio di un uscito dalla compagnia grigio e nero che mai ve ne fu un di più maligno.
il 1609 è una data criptica, perché sarebbe l'anno 6000, che nella cronologia di Nostradamus è il 2004, più 9 è 2013, a Capodanno. Francesco fu eletto Papa, Bergoglio fu eletto Papa in periodo pasquale. Sì, marzo. A quell'epoca la Provenza il Capodanno lo celebrava con la Pasqua. Quindi si dice praticamente, nel periodo pasquale del 2013 il clero romano farà l'elezione di uno che è proveniente dalla Compagnia di Gesù, uscito dalla compagnia. Che gesuiti, quindi. Gesuita, certamente. Grigia e nera, la divisa dei gesuiti. Grigia e nera. E dice poi, l'ultimo verso in me, dice che mai ve ne fu un di peggiore. Cioè, non c'è stato Papa... peggio di quello. Lo dice questo. Nostradamus. Lo dice Nostradamus, per l'amor di cielo. E invece, questa data importante, 4.996 avanti Cristo. 4.996 è l'inizio della cronologia nostradamica. Perché la storia dell'umanità si snoda su 8 millenni per Nostradamus. 4.096 è la data iniziale. Il settimo millennio è finito nel 2004, infatti ai tempi di giochi di Ecatombe, perché diciamo ai tempi delle Olimpiadi della Grecia, le Olimpiadi moderne fatte in Grecia nel 2004, finisce il settimo e l'ottavo è cominciato nel 2004. Quindi noi siamo adesso... Nell'ottavo millennio. Esatto. Sua moglie si preoccupa quando... Le chiede mai... È abituata. Le chiede mai, Luciano, domani cosa succederà? No. È abituata, per cui... No, ricordiamo, l'avvocato è una persona di credibilità altissima. Lui è uno studioso. Lo ripeto, è uno studioso. Poi, alla fine... Adesso una cosa certa, grazie a Giorgio Antonini e i nostri inserzionisti, grazie a tutti voi. Quando il buono della terra incontra il bene del mare, sai cosa nasce? Io sì, iodì. Le patate buone, con in più i benefici dello iodio. Iodì, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Vieni a gustare il formaggio di Fossa DOP, questo prodotto d'eccellenza romagnola dal sapore e aroma inconfondibili. A Sogliano al Rubicone, nelle domeniche del 17, 24 novembre e 1 dicembre, si svolgerà la 45esima fiera del formaggio di Fossa di Sogliano DOP. Esposizione e vendita di prodotti tipici, stand gastronomici, intrattenimento e spettacoli itineranti. Il formaggio di Fossa DOP di Sogliano avvolgerà le tre domeniche della fiera con il suo aroma unico e inconfondibile. Un'occasione per scoprire il territorio, i tanti musei e i suoi prodotti tipici. Grazie mamma. Grazie mamma, perché scegli l'ecologico che nasce vegetale, riciclabile e completamente biodegradabile. Grazie mamma che pensi al mio futuro. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. La mia mamma ecologica, la tua... Federdent, centro dentale a Barbiano, si prende cura della salute della tua bocca con servizi odontoiatrici completi. Ortodonzia, chirurgia dentale, protesi, impianti ossei, otturazioni, detartarasi, panoramica delle arcate dentarie, sedazione cosciente per ovviare paure e ansie, implantologia avanzata con attrezzature e materiali di ultima generazione. Due ambulatori e uno staff di 3 medici specialisti preparato e professionale. Per la salute dei tuoi denti, affidati a Federdent, centro dentale Barbiano. Aperti anche al sabato. Contattate per preventivi gratuiti. Per un sorriso senza paragoni. Siamo in chiusura, ringraziamo quindi la regia di Francesco Dardari, il capotecnico Thomas Tassinari e naturalmente Marzio Albenga, che sta proprio lui, che è al mixer audio, perché qui è tutto live, come una volta, come ai tempi di Trapani e di Falqui. E a Tambur Battente Show ringraziamo anche naturalmente Lanzetti, Graziella, Maria Teresa Lanzetti e Rosa Postorino. Un grazie a Nicola Mauro Marino, lui il nostro distributore in tutto il mondo del programma, e a Giorgio Antonini, che è il nostro capo marketing. Alla prossima, che Dio vi benedica. Francesca Romana.
D'inverno il sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e salta il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? Sento una farfalla che coi fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà.